Sarà un inizio di campionato all'insegna della febbre del sabato sera, o per essere più precisi, del sabato pomeriggio per le due abruzzesi di Lega Pro. Teramo e L'Aquila infatti giocheranno i primi due impegni della nuova stagione, entrambi di sabato, con orari che definire assurdi e ballerini è un complimento. La Lega infatti nella sede di Firenze ha ufficializzato i giorni e il timing delle partite. Calcio d'inizio quindi il primo weekend di fine mese, ma subito spunta un giallo all'italiana, segnato però non dal color rosso sangue, ma dai colori nero-azzurri del Pisa, primo avversario teorico del Teramo. Sì, teorico, perché i toscani si sono inseriti nell'elenco delle pretendenti al ruolo di 22 squadra del campionato di Serie B. Il Pisa infatti ha dalla sua una storia gloriosa che comprende 7 anni di permanenza in Serie A e 2 successi nella vecchia Mitropa Cup, la Coppa dell'Europa centrale definita come Coppa dei Campioni di Serie B, vinta nel 1986 e nel 1988. Insomma, un palmarès che potrebbe far gola alla Serie B e che ovviamente mette in apprensione l'intera Lega Pro, compreso il Teramo, primo avversario dei toscani. Non resta che aspettare la giornata di lunedì prossimo o martedì per conoscere la sorte dei nerazzurri e per vedere se il Consiglio federale cambierà in extremis le carte in tavola. In caso non dovesse cambiare nulla, il Teramo giocherà all'Arena Garibaldi alle ore 16, mentre l'esordio al Bonolis sarà sempre di sabato, il 6 settembre, alle ore 14:30. Per quanto riguarda l'Aquila invece, i rossoblù avranno la prima in casa al Fattori sabato 30 agosto contro il Gubbio, con calcio d'inizio alle ore 14:30, mentre la seconda di campionato andranno a far visita all'Ascoli sempre di sabato alle ore 16.